Facebook Live non è essere in diretta. Pistolotto comunicativo dopo la sigla. Allora, come avete capito, in queste settimane sono abbastanza rompipalle per quanto riguarda le parole. Ma non è soltanto una differenza formale in questo caso per quanto riguarda le live su Facebook. È proprio il concetto che mi preme sottolineare in questo video. Facebook ha aggiunto la possibilità di fare dei video live per chiunque, semplicemente dall'applicazione del proprio telefono o del proprio computer. È un modo molto interessante per fare video e per comunicare, soprattutto pensando al fatto che prima pubblicare un video in diretta era veramente una cosa super complicata e oggi invece lo puoi fare con qualsiasi telefono. Ora, al di là delle grandi aziende, i grandi gruppi o i grandi media, poter estendere a tutti, non soltanto alle pagine, è un'ottima opportunità, soprattutto per far crescere questo mezzo. E Facebook sta puntando molto sui video e sul live. Allora perché mi soffermo su questo? Beh, anche soltanto traducendo live, l'espressione in italiano più corretta è dal vivo, che non è uguale ad essere in diretta. Se prendi per esempio un concerto, può essere dal vivo, una registrazione, una band che suona, ma non essere in diretta, che magari è montato o è mandato in onda molto dopo. E questo è il concetto che vale anche per Facebook Live, perché Facebook Live, forse non lo sai, ma i video possono essere montati e mandati in onda in un determinato momento, proprio come se fosse una piccola televisione. E allora, cosa voglio dire con questo? Innanzitutto, a nessuno interessa di quello che stai facendo adesso, che tu sei in macchina, senti una canzone che ti piace e ci vuoi anche far vedere come la canti male. Ecco, non è questo il senso delle Facebook Live e soprattutto non è questo il senso anche per noi DJ, che invece potremmo cercare di sfruttarlo in maniera molto più interessante. Qualsiasi strumento di comunicazione possiamo dire quello che funzionava ieri e non oggi, perché come cambiano gli algoritmi, le regole, anche le dinamiche tra aziende, cambia tutto. Però possiamo dire con certezza che ieri, cioè in questo momento, Facebook Live funziona molto perché Facebook ci punta e quindi lo invia come notifica. Il tuo amico ha appena iniziato un video in diretta, purtroppo hanno tradotto. E in questo modo ti invita a guardarlo sul momento e a commentare, a interagire. E così poi Facebook ha allargato la cosa a Instagram, mentre YouTube si tiene più corretto nel dire ha iniziato un video live dal vivo. Se te fai video dal vivo, capisci che è molto difficile fare quello che vuoi fare e anche commentare sul momento. O fai una cosa tipo domande e risposte, hai delle domande che ti sono arrivate e poi aspetti le domande di chi sta seguendo il video e allora vedi con un ritardo abbastanza accettabile le domande che ti vengono fatte. Ma comunque devi avere un telefono o un computer, almeno, altrimenti è difficile riuscire dallo stesso mezzo a vedere entrambe le cose e da interagire sul momento. In sostanza diventa un'infrastruttura non semplice. Se invece lo utilizzi per registrare degli spettacoli dal vivo, allora lì la cosa si fa veramente interessante. E non c'è niente di male in questo. Registri un set, lo pubblichi dal vivo e te sei lì, mentre pubblichi questo video, a rispondere alle domande, a salutare le persone. E non è, come dire, sbagliato, perché comunque stai facendo vedere qualcosa dal vivo. È una feature, come dicono in gergo, molto interessante. E soprattutto finché decideranno di puntarci, è bene utilizzarla. In questa fase è bene utilizzarla perché ha un suo risalto. Riesce a raggiungere molte persone. Molte persone sono invitate a partecipare al tuo video dal vivo molto più rispetto a qualsiasi altro tipo di contenuti. Ripeto, questo video che sto facendo adesso potrebbe invecchiare molto più velocemente degli altri, perché dipende tutto dalle dinamiche che mettono in atto queste grandi aziende. Però è ragionevole pensare che per un periodo di tempo piuttosto lungo che i video dal vivo avranno un certo peso, un certo risalto e quindi è bene iniziare a buttarcisi adesso e non a pubblicare quelle cose talmente brutte dove fai vedere quello che stai facendo come se alle persone interessasse qualcosa.
Mi dispiace dirtelo, amico mio, ma non è assolutamente così. Quindi risparmiaci e facci questo favore. Per seguire gli altri pistolotti, segui la pagina di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook e alla prossima.